Preparazione della partita con la Gelbison, turbata dalla notizia del punto di penalizzazione, come ha reagito il gruppo? Ma no, turbato sicuramente non siamo rimasti turbati, è un punto che sull'economia del torneo può pesare fino a un certo livello, insomma. Quindi noi dobbiamo comunque continuare a pensare a vincere ogni domenica e poi dopo i conti li facciamo alla fine, penalizzazioni o non penalizzazioni. Passo importante sicuramente il Messina lo ha compiuto con la vittoria di Vibo e anche il contemporaneo passo falso del Cosenza a Palazzolo. Sì, anche se abbiamo fatto un passo importante, anche se manca ancora un quarto di campionato e noi siamo consapevoli che dovremo dare il 100% fino alla fine. Sei stato fuori nelle ultime partite, ha giocato Cocuzza, ha risposto alla grande, segno che questo gruppo è composto da elementi in grado di poter sopperire a qualunque tipo di assenza. Sì, l'importante è che tutti abbiamo un obiettivo finale, lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo e penso che la squadra abbia dato in tutti i reparti risposte di questo genere. Domenica arriva la Gelbison, una formazione che soprattutto nel girone di andata ha tenuto testa a Messina e Cosenza. Sì, all'andata io non c'ero, è finita 2-0, però i miei compagni si ricordano molto bene che la partita sarà un motivo in più, uno stimolo in più per scendere in campo con cattiveria e per conquistare questi 3 punti. Vi aspettate qualche presenza in più al San Filippo? Beh sì, più gente c'è meglio c'è per noi il San Filippo, però non è compito mio entrare in merito di queste cose. Non vi dà un po' di fastidio questo punto di penalizzazione che arriva per delle inadempienze alla scorsa iscrizione e ancora peggio per delle inadempienze nei pagamenti di 2 o 3 stagioni fa? Non è un po' snervante, non sono un po' snervanti queste regole? Sicuramente non è giusto che a pagare dobbiamo essere noi. Però, insomma, siamo qui per un obiettivo, l'obiettivo è anche di far tornare questa città nel palcoscenico che merita, dimenticando certe cose, quindi anche questi punti di paralizzazione, queste questioni, ci danno anche più forza per farci capire che stiamo facendo qualcosa di importante. Proprio questo, quello che volevo chiederti, sarà un altro stimolo in più, uno stimolo ulteriore per far bene fino alla fine del campionato? Assolutamente, assolutamente, vogliamo dimostrare di essere più forti di ogni cosa.